Format questa settimana vuole ricordare una grande tragedia calcistica, prendendo spunto, come di nostra abitudine, prendendo spunto da un libro, La verità dell'Eisel, forse l'unico che è riuscito ad immergersi nel problema. Scritto da una penna graffiante, da un toscano verace, Francesco Caremani. Ecco, abbiamo incontrato lui innanzitutto, ma non solo. Abbiamo incontrato genitori distrutti per la morte di un figlio, dirigenti increduli per aver assistito ad una partita che non si doveva comunque giocare. E poi giocatori che ancora oggi non sanno cosa dire. E poi giornalisti, primi veri uomini della comunicazione, ad aver assistito al massacro in diretta. E per finire, pensate, siamo andati a casa di un inglese, un tifoso del Liverpool, autore assieme ad altri hooligan di quel terribile atto violento. Francesco, buonasera. Eccoci qua. Eisel, la verità di una strage annunciata, Bradipo Libri, l'edizione ristampa. Hai voluto rifarlo, immagino, per tanti motivi. I motivi sono tanti. Il primo è la mancata memoria, perché dopo 30 anni ancora non si sa con precisione che cosa è successo. Molte persone raccontano un Eisel che non è stato. Io credo invece che quando si vuole fare memoria veramente, bisogna ricordare con dovizia di particolari quello che è successo, bisogna avere soprattutto rispetto per le verità storiche e processuali, perché l'Eisel è stato anche questo, è stato un processo, ci sono state delle condanne e soprattutto ci sono stati 39 morti che non devono essere dimenticati. E però in 30 anni anche di mancata memoria, qualche volta il rischio proprio di dimenticare soprattutto loro, di perderli di vista. Mi ha scioccato proprio, andando proprio nel nocciolo della questione del tuo libro, cioè il processo, che diciamo che è una cosa fondamentale, raccontato praticamente soltanto da te in tutto il mondo. Primo grado, dimmi se è vero, tutti assolti? In primo grado furono tutti assolti. Io lo trovo pazzesco queste cose qui. Era difficile in Belgio pensare che un giudice potesse condannare il suo stesso Stato, perché alla fine in primo grado la sbarra c'erano solamente il Belgio e gli hooligans inglesi. Anche lì 25-26, quando sicuramente è stato qualche migliaio responsabile della morte di 39 persone. Il grande cambiamento è stato quando Otello Lorentini, dopo questo shock, che vedo ha colpito anche te, mi sembra il minimo, tutti noi, decide insieme agli altri familiari delle vittime italiane di citare direttamente l'UEFA, la grande responsabile dell'Eisel, perché è quella che contribuì a scegliere lo stadio peggiore per la finale di Coppa dei Campioni. UEFA condannata in appello e in Cassazione, una sentenza storica che ha fatto giurisprudenza e che ha cambiato per sempre il calcio. Ecco, l'Eisel è anche i cambiamenti, no? I grandi, certo, cambiamenti del calcio, cioè la tragedia del secolo, quindi una tragedia che non c'è stata prima e quindi è uno spartiacque, per fortuna nelle modalità, non nei numeri, anche peggiori, ma certo, non c'è stata dopo. E poi questa sentenza che ha fatto giurisprudenza e che ha cambiato il calcio europeo sicuramente. La festa dei 60.000 tifosi arrivati in Belgio diventa incubo poco dopo le 19 a grandi linee. Il settore Z si trasforma in un campo di battaglia con gli hooligan all'attacco. In pochi attimi riescono ad abbattere la sottilissima rete che separa e divide i sostenitori avversari. Si scatena l'apocalisse. Le forze dell'ordine non sanno come intervenire, c'è panico. Quasi restano a guardare questa furia inglese. Quando intervengono, troppo tardi ormai, lo fanno in modo sbagliato, prendendo a manganellate gli italiani che vogliono andare verso il Prato. Tutto si svolge in modo sbagliato, se esaminiamo bene quella sera. Quegli italiani che si spostano così velocemente verso destra non stanno invadendo qualcosa, ma sono invasi, stanno scappando dalla paura, stanno semplicemente cercando una via di fuga per salvarsi. Chi resta imprigionato nelle gradinate può solo indietreggiare fino al muro che delimita il settore. È l'ultimo prima della tragedia. Il muro crolla sotto il peso della folla, molti moriranno soffocati, spaventati. I morti, maggioranza i nostri connazionali, 32 più 4 belgi, 2 francesi
e un irlandese. Di questa storia io non ho potuto mai dare nessuna testimonianza perché non ho visto niente. Però quando mi hanno chiamato in questura, perché la questura Arezzo aveva chiamato tutti quelli che erano stati all'Eisel, e tutti hanno testimoniato quello che dovevano dire, non lo so. E quando ha interrogato me gli ho detto: guardi, io non ne so niente, per cui su questo tema non gli posso rispondere. Poi però è venuto fuori che stava facendo la respirazione artificiale a un bambino col padre vicino e sarebbero morti tutti e tre schiacciati. E infatti il fratello di, non dico il nome perché il fratello di questo signore mi ha chiamato al telefono alle 8 di sera dalla Sardegna e si è finita alle 10:30. Si era parlato anche giustamente di biglietti e giri strani di biglietti, gente che voleva in tutti i casi vendere dei biglietti magari aumentando un po' il prezzo e portando tifosi bianconeri vicinissimi a quelli, chiamiamoli ultras, gli hooligans del Liverpool. Un po' un'esagerazione di queste vendite di biglietti che un po' capita anche al giorno d'oggi tante volte. Ma no, sono chiacchiere da bar. Io ero lì e ho partecipato all'organizzazione di questa cosa. La cosa ha funzionato così: metà curva agli inglesi e metà al resto degli italiani che non erano club associati, che venivano dal Belgio, dalla Francia, italiani immigrati e qualcuno dall'Italia, e ci stavano anche abbastanza larghi lì, non erano stretti. Gli inglesi ne hanno messi 2.000 o 3.000 in più, è scoppiato tutto. Dalla nostra parte non c'erano problemi per biglietti o affollamento, sovraffollamento di quella tribuna. È stata la parte inglese che è stata riempita da un gruppo numerosissimo che era rimasto fuori. Erano rimasti fuori senza biglietti per evitare confusione, come ho detto prima, perché spaccano magari i negozi vicino, la polizia li fa entrare. Succede anche in Italia, spesso. Sì, eravamo tutti lì e mi sono visto arrivare questa gente e sono rimasto lì per lì e, come dire, che faccio ora? Perché come prima intenzione mi era venuta la voglia di saltargli addosso. Poi ho riflettuto un attimo, meno male, perché qualcuno mi ha aiutato. È un po' una questione sociale, cioè i giovani, soprattutto di classi bassi, ma non solo, usano il calcio per aggregarsi in gruppi e poi partecipare in violenza più o meno organizzata. Durante la partita, prima della partita, molto legato alla cultura dell'alcol in Inghilterra, eccetera. Questo diventa movimenti che si radicano proprio nelle squadre, nei stadi, di un grosso livello. E finisce in una serie di tragedie, dove ci sono anche morti, una questione quasi nazionale politico con Heysel e Hillsborough negli anni 80, che è un punto di svolto della questione di hooliganism. Ma la società, le società umane, i gruppi umani hanno in sé una certa quota non eliminabile di violenza. Questa violenza ha sempre trovato in tutte le civiltà e in tutte le culture che stanno sotto il cielo un modo per canalizzarsi e per, come si dice, per trovare dei momenti anche di scarico, di catarsi, cioè di catalizzazione di tutta la violenza degli individui e dei gruppi in un momento di scarico e di concentrazione rituale. Il circo, come dire, dei gladiatori era questo, il calcio un po' lo è per altre ragioni. Cioè c'è tutto quello che serve, lo scontro con gli avversari più o meno ritualizzato, la vittima sacrificale, la prova, la vittoria. Desmond Morris lo ha assimilato alle cacce di gruppo, e quindi che ci sia anche l'esplosione della violenza, direi, è quasi un aspetto quasi inevitabile, direi. Lì è stata una drammatica fatalità, perché purtroppo la curva dove erano radunati sia tifosi inglesi sia una parte dei tifosi italiani, che poi non erano i nostri drughi, fighter, erano dalla parte opposta, quelli organizzati, erano famiglie, un po' di tifosi juventini, ma magari belgi, italiani, francesi, diciamo persone tranquille.
purtroppo dalla parte inglese hanno fatto entrare troppi tifosi. È una cosa che succede spesso anche negli stadi italiani, che quando inizia la partita ci sono molti tifosi che arrivano senza biglietto. Cosa succede? Siccome spaccano tutto fuori, la polizia costringe gli inservienti a farli entrare per evitare il male minore. E allora erano tutti inglesi, li hanno cacciati nella metà della curva dove erano gli inglesi. Essendo troppi, questa curva è scoppiata, ha fatto precipitare questo muro divisorio che è precipitato sui nostri poveri tifosi, e un po' sono morti già sotto lì. Poi questi ubriachi, che erano ubriachi come pazzi, ora hanno proibito di bere anche in Inghilterra e tutto, ma quel tempo hanno scavalcato e come belve umane hanno aggredito quelli di là. Non essendo fighter, non essendo drughi, non essendo i nostri, diciamo, forti, tifosi forti che sono abituati anche allo scontro, sono arretrati. Fossero stati i nostri, avrebbero combattuto, non succedeva forse meno morti. Invece sono arretrati e spaventate queste famiglie di poveri tifosi e hanno schiacciato tutti quelli là in fondo che sono precipitati. Insomma, una tragedia terribile. Però è stata una fatalità, perché se questo muro non cade, non succede niente. Poi di drammatico c'è stato che molti, dallo spavento, hanno scavalcato la rete e sono piombati in campo. La polizia belga, che non sapeva cosa succedeva, ha cominciato a picchiare questi che invadevano, quei manganelli, perché vedevano invadere il campo, non sapevano cosa era successo e li menavano. Perciò c'è stato un inferno di situazioni che non sono state capite subito e hanno portato a una tragedia bestiale. Grazie Nereo per essere con noi, e sicuramente anche per lui è stato un momento particolare rivedere questo posto, rivedere queste vie, rivedere questi colori, naturalmente uno stadio completamente rifatto, e poi ne parleremo con calma in questa oretta di trasmissione. Nereo, domanda questa è ovvia, che strano effetto rivedere questi posti? Sì, è uno strano effetto, anche se sono passati tanti anni, non sono più ritornato in Belgio, grazie a voi che mi avete offerto questa opportunità. Certo che vedere lo stadio così è tutta un'altra cosa, adesso è un gioiello, potrebbero giocarci benissimo le finali di Coppa, mentre quella volta purtroppo era molto obsoleto ed era lasciato un pochino così andare. Per evitare un bilancio ancora più grave, cosa succede? L'UEFA e le autorità belghe danno l'ordine perentorio di giocare lo stesso. Pazzesco. E così Juve e Liverpool scendono in campo mentre i corpi dei tifosi vengono ammassati nel retro della curva. I giocatori non hanno idea della gravità dei fatti e giocano con l'agonismo di sempre. Vince la Juve grazie alla rete segnata da Platini su rigore, lo sappiamo. Nessuno però ha il buon senso di fermare la loro esultanza, evitando quell'indegno giro di campo con la Coppa in bella mostra. It's most probably UEFA had the final say, didn't they? I think because we weren't, no one was sure what was happening. Maybe thought if we didn't play, there'd be even more tragedies to go on. But I think looking back now, it's easy in hindsight to say, no, should we have played it? Because it's the only game I played as a professional that didn't bother me whether we won or lost. And it's the feeling, yeah, well, Juventus won, yeah, well done. But you know, so what? The most important thing is to get to see your family. I had a lot of family there. To get to see and make sure they're okay, and that's when you realise what it's all about. You know, football's a great game, but life and all that is more important. L'avresti veramente fatta giocare questa partita? Per una volta sono contro il tuo parere. Io per esempio non avremo mai la controprova, per l'amor di Dio. Però comunque
e forse la decisione è stata più saggia, vogliamo definire così, allora, per evitare tante cose. Sicuramente, e lo ripeto, soprattutto a tanti anni di distanza, la decisione di far giocare quella partita è stata l'unica decisione giusta di quella sera, vista la disorganizzazione totale dell'ordine pubblico naturalmente. Per quanto riguarda la domanda diretta, ti posso rispondere così. Quando Otello Lorentini era chino sul corpo di Roberto, di suo figlio, e ha capito che stavano giocando, lui in quel momento a caldo ha pensato che fossero tutti completamente matti. Sì, certo. Pensava che il mondo si fosse veramente ribaltato, pensava di essere nell'inferno vero, non nell'inferno raccontato da Dante, ma nell'inferno vero, che tutti fossero letteralmente impazziti in quel momento e facessero cose senza senso. Ha capito durante il processo anche lui, invece, che è stato importante per evitare altre morti ed era l'unico modo per tenere dentro lo stadio tutte quelle migliaia di persone che poi oramai, soprattutto anche gli ultra della Juventus, sapevano dei morti, e sarebbe potuto succedere l'inimmaginabile solo per una partita di calcio, perché poi di questo si trattava, cioè era una partita di calcio, era una finale di Coppa dei Campioni, ma solo quello era fondamentalmente. Possiamo affermarlo, ormai credo che sia un dato certo. I giocatori sapevano della strage. I giocatori sapevano dei morti. Non so immaginare di quanti morti, perché nemmeno i giornalisti che stavano cercando di fare il loro lavoro, a un certo punto è stato detto addirittura tipo 80 morti. Sì, sì, la sì. Gazzetta, se non sbaglio, il giorno dopo esce con 47 morti. Pensa, quindi, che perché roba. C'è qualcuno in coma, c'è qualcuno che è ferito grave, dagli ospedali le notizie non arrivano e la tecnologia ovviamente in quel momento non era così forte tanto da poter aiutare in questo senso, perché poi alla fine quando si fa giornalismo sappiamo benissimo quanto è importante anche la precisione nei dettagli, certo. Però sapevano dei morti, l'ha detto Stefano Tacconi e l'hanno detto anche altri giocatori dopo tanto tempo. È facile dire che, ed è giusto dire che hanno sbagliato atteggiamento, è giusto, è sacrosanto, però è anche facile, perché sai, noi siamo fuori, loro sono là in mezzo, dentro, nell'arena, con tutti queste in questa situazione, è chiaro, penso che anche Platini si sia pentito, penso che sia proprio così dal fatto che raramente vuole tornarci sopra. Sai, al di là di tutto mi sconcertò il fatto che qualcuno alzasse al cielo quella coppa, non solo quella sera stessa, che poteva essere anche frutto di una emotività fuori posto, ma anche all'indomani. E allora feci un titolo: Juve, nascondi quella coppa, e là si verificò questo scontro. Devo dire che l'avvocato Agnelli Gianni, che è uno che ha avuto sempre le valutazioni al di sopra delle parti, fece una dichiarazione in cui disse che l'ultima cosa che ci interessa è questa coppa dinanzi a quella tragedia. Noi nello spogliatoio, che eravamo molto lontani, cioè la nostra squadra, Juventus, non sapevamo cosa era successo bene. Sapevate più voi a casa, quelli che erano a casa, che guardavano la televisione, sapevano di più perché vedevano i morti che venivano accatastati, i poveri morti fuori dallo stadio. Noi nello spogliatoio avevamo delle notizie da questi tifosi che avevano invaso, che venivano lì a chiedere l'autografo, qualcuno piangeva, qualcuno rideva, non si capiva niente. Dicevano c'è stato un morto, due, tre, ma come, sì, ma farmi l'autografo, perciò era difficile anche capire. Perciò è stata una situazione drammatica che poi è venuta fuori, però a casa sapevano veramente quanti morti c'erano, noi no. Diciamoci la verità, insomma, siamo tutti, non qui ovviamente, ma in generale chi ascolta anche questa trasmissione, il vedere gioire un giocatore, insomma, che segna un rigore sicuramente importante, ma ormai per quanto mi riguarda era ininfluente, vedere dei giocatori alzare la coppa in un aeroporto il giorno dopo, viene la voglia, insomma, di dire che hanno veramente esagerato da quel punto di vista. C'era un po' da vergognarsi in quel momento. Guarda, come io dico sempre durante le mie conferenze, faccio fatica veramente a giudicare il comportamento di ragazzi di 20 anni quella sera stessa. Su Platini preferisco comunque non parlare, perché, volevo dire, è diventato presidente dell'UEFA. L'UEFA, l'abbiamo detto prima, cosa è stata per l'Aisel. Diciamo che sono due punti uniti dalla stessa retta, si direbbe a scuola. Quindi sì, sì. Lo archiviamo così. Sì, sì. Per quanto riguarda gli altri, ho letto cose anche molto importanti, perché sono ragazzi che sono diventati uomini, oggi hanno dei figli
e quindi guardano alla SL a quel momento anche con uno sguardo più maturo. Qualcuno si vergogna, qualcuno ha chiesto scusa. Io credo che il gesto sicuramente più forte, probabilmente anche più offensivo, sia stato quello del giorno dopo, cioè alzare la coppa una volta arrivati a Torino. E di questo ne sono sicuro perché mi sono confrontato, c'è un gruppo nutrito di persone, anche di persone che frequentano la curva, che da quel gesto sono rimaste particolarmente ferite. Cioè quel gesto anche da juventini per quanto appassionati, tifosi, sfegatati, però quel gesto non l'hanno digerito 30 anni dopo. Te, Francesco, sei juventino, è giusto, no? È giusto juventino, io dico juventino laico. Laico, sì, comunque. Sì, per sì, capirsi, comunque, insomma. Sì, assolutamente. Juventino, avresti ridato la coppa indietro tu? Io credo che nella vita ci sono alcune cose particolarmente importanti. E uno è lo stile con cui una persona sta al mondo. Certo. Lo stile di una persona, i gesti che fa, non tanto le parole, le chiacchiere, insomma, che lasciano il tempo che trovano, dicono chi sei, declinano la tua personalità fondamentalmente. Io credo che in quel momento, oggi dopo 30 anni, diventa quasi, come dire, inopportuno, forse parlarne, ma in quel momento sarebbe stato un gran gesto. Mi sono chiesto però anche se l'UEFA avrebbe capito. Ebbene signori, quante volte abbiamo sentito pronunciare la parola hooliganismo e quante volte ci siamo vergognati di queste scene orribili accadute in uno stadio. C'è stata la strage dell'Eisel un po' prima della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. Terry Wilson era lì in quella curva, era lì a compiere quello che forse non avrebbe mai voluto fare, ma ha fatto. Do you remember the clash exactly? All I remember is once I got moved, we were sick. Sorry, Terence. All in a few minutes, no? It seemed in 5 minutes. I don't know, but it seemed very, very quick. But we saw Juventus fans fighting with Liverpool fans, and so we pulled down the fence to go over and help the Liverpool fans, and it just seemed like running and kicking and punching, running, and then when the police came in, instead of separating the two sets of fans, they started fighting with the fans, and the fans started fighting back. So it was only minutes, but it was very disorganized, everyone running about, running to and fro, just... Did you eat? Anyone? Yeah, I did. Hit a few people, yeah. You were drunk, no, I think. Don't drink. No, at that time, I didn't drink. No, at that time, I didn't drink. To be honest, I was smoking cannabis, so mm-hmm. It was... the last thing I wanted to do was fight. I had one bottle of Stella Artois at about dinner time, and that was because I was in Belgium. And you drink Stella, so we had one bottle of Stella, but I didn't drink at that time. I used to smoke pot, and that was it. The other people, the other friends are drunk? No, the people I went with smoked pot. Mm-hmm. They were all just sitting there. Everyone was stoned, the people I was with. There might have been people drinking, I don't know. I didn't see them, but the people I met on that day, I didn't meet anyone who was drunk, who was crazy drunk, no one. No, exactly. No. When I went into the stadium, no. But when I ran over into Z section, to be honest, I picked up a plastic pipe, you know, with the flag, and I had that then. Grazie alla tenacia di un superuomo, un super aretino, Otello Lorentini, papà di una delle vittime, anche l'UEFA è stata condannata per le responsabilità della strage. 3 mesi con la condizionale per il segretario generale Hans Bangerter. Già. La Cassazione belga ha poi confermato nel 1991 le condanne a 4 anni con la condizionale e 60.000 franchi per 9 hooligans, mentre altri 3 hanno preso 5 anni. Quella maledetta notte, 6 medici militari effettuarono 39 autopsie. Sul certificato di morte di ognuno di loro hanno scritto la causa del decesso. Sapete cosa hanno scritto? La parola accidentale. Noi abbiamo adesso un documento veramente particolare, questa persona che dopo 19 anni ritorna nel settore Z, da dove, ripeto, dal 1985, rischiò veramente di morire, vide
vide la morte veramente a due passi, si salvò per miracolo. Nereo era proprio lì, in quel posto lì. Sono arrivato a questo adesso, a metà della curva, sì, a metà della curva, però cercavo appunto di arrivare di qua, non ce l'ho fatta, sì, però... per fortuna tua. Ah, sei sceso così? Sei sceso giù? Ti sei trovato sulla pista? Quando io mi sono trovato così, c'era la gente a terra, io calpestato. Hai calpestato della gente? Ma quel muretto con la recinzione che c'era lì, quando è crollato, e c'è stato un contraccolpo e tanti sono caduti. Mamma mia, schiacciati naturalmente. Schiacciati. Se invece da dove ti trovi tu andavi? Io sono andato verso di là. Andavi in là schiacciato contro lui. Senti un po' comunque una mosca bianca in questa nazione dove tutto è lecito, quando si diventa eroe uccidendo qualcuno, se poi scrivono libri, andando in giro e raccontare questi momenti toccanti, come ti chiedeva 10 minuti fa un tuo ascoltatore. No, guarda, le sensazioni sono due. La prima è curiosa, e un po' mi dà fastidio, un po' mi fa sorridere, però è così. Io nel momento in cui scrivo di Heysel divento, per diciamo così, i juventini più accesi, anti-juventino. Hai voglia te spiegare che non è così? Li inviterei nel mio salotto di casa, quando guardo le partite della Juventus, per forse fargli capire che non è come dicono loro. Però da un certo punto di vista, da giornalista, soprattutto freelance, ho imparato che nel momento in cui viene accusato di essere quello che non sei, forse stai facendo veramente bene il tuo lavoro. Non mi sento una mosca bianca, no? non credo di essere una mosca bianca, però c'è una cosa importante, si ricollega un po' al trentennale. Nella vita si può fare due cose, o una cosa figa o una cosa giusta. Io ho scelto di fare la cosa giusta. Veramente per concludere vorrei una risposta molto breve, con il cuore in mano. Cosa diresti oggi del povero Otello, ce l'avessi lì al fianco? Ti voglio bene. Grazie Francesco. Ricordiamo dunque il tuo libro Heysel, la verità, le verità, ce ne sono molte, meno male, di una strage annunciata, edito da Bradipo Libri. In bocca al lupo. Crepi, grazie.